appuntamenti che avete fatto alla Sala Rossa, e sinceramente non mi aspettavo nemmeno tutta questa gente, sì. Cioè, è stata veramente un'invasione. Sì. Ma c'è fame di... Sì, sì. Vedo ma lui si riferisce a Lina Cavalieri. Lina Cavalieri è andata veramente molto molto bene. Sì. No, ma dico, c'è fame di cultura. Poi ti ripeto, insomma, Lina Cavalieri è un personaggino, è un personaggino mica male. Certo, è logico. Avete fatto vedere pure il filmaccio? Poi abbiamo appreso... No, c'era la foto, però. Abbiamo appreso che è stata una... un'attenta gestrice di se stessa anche dal punto di vista imprenditoriale, un genio per quel tempo, quando le donne diciamo che l'ha messa a partito anche molto bene, messa a frutto bene. L'ha messa a partito molto bene, molto bene. Poi si è reinventata, no? da sciantosa a cantante lirica, questo film ha visto il film con la Rollo che... Sì, una cagata, colossale. Mi diceva che è stato molto contestato dalla famiglia quel film, perché tutto così inventato, immaginato. Sì. Però insomma tanta gente se la ricorda anche. Vabbè, molta gente se la ricorda Lollo Brigida, perché effettivamente è così. Lì la cosa divertente, sotto molti punti di vista, è che la Lollo Brigida insistette per cantare lei. E si sentono delle robe che non... Però io penso che alla fine si avvicinasse più la sua voce a quella della Cavalieri che non se ci mettevi non sono a segnalare, perché capito? No, ma lo sai che cosa, perché forse non è mezzo da ma sai che cosa? C'è anche da dire che le donne, soprattutto, la tecnica vocale delle donne all'epoca filava dritta dalla tecnica vocale dei castrati. Fissi, sì. Capito? Hanno cominciato a vibrare molto dopo. Quindi è probabile che la voce della Lollo Brigida fosse più vicina a quel tipo di voce piuttosto che una voce più educata. Più educata, sì. Mm. Poi da grande aprì una linea di bellezza a Parigi. La Lina Cavalieri? Sì, ha fatto faceva la pubblicità con lei, in francese ovviamente, una cosa importante. Come la Marini, uguale. Sì, uguale. Solo che la fa pure le mutande. La Marini, uguale. La pubblicità per la Palmolive. La Palmolive è stata... cioè non si è mai fermata, ha fermata la morte perché poi è morta sotto i bombardamenti a Firenze. Ma tuo marito cantare. Sì. Monnellina, ha sposato gli Zarra, insomma, mica il personaggio. Ma le donnette nostre sono sempre state da Donna Olimpia. Sì, delle arzille. Pure Gabriele D'Annunzio, insomma, pare che abbia provato qualcosa per lei. Ci sono delle dediche proprio alla Lina Cavalieri, molto carine, molto belle, molto dolci. E sono i viterbesi che non sanno, che quello è il dramma di questa città, come forse tutte le città. Beh, ma no, non, guarda, io credo che il mestiere nostro sia quello di raccontare. Credo che si sia perso, ma questo con lo sviluppo dei media, della televisione, della radio, che ti raccontano quello che vogliono loro, no? Sì. Credo che si sia perso la voglia di raccontare, del racconto proprio. Noi siamo ancora una generazione che è cresciuta con i racconti, cioè i nonni nostri raccontavano, i nonni da adesso vanno a fare lifting. Ma anche perché non stanno più in casa, no? Tu ci pensi? Ormai il nonno va via a Villa Rosa, dove sta, e non è più in casa e ti racconta più niente, il nipote non gli racconta più niente, che c'è? Invece prima le famiglie erano tutte unite fino alla fine, e allora ti raccontavano, il nipotino cresceva col nonno che raccontava, ormai è fatta, tant'è vero che il comune ha fatto delle manifestazioni dove il nonno racconta, ma che era cosa il comune ha fatto delle rappresentazioni dove il nonno, delle manifestazioni dove il nonno raccontava, e era una cosa carina, questo perché c'era il nonno che mancava in casa, quella è una delle cose carine, ha fatto costo zero, per dirti, no? C'è un mondo dietro.